Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e benvenuti a questo nuovo video. Oggi tratteremo di un argomento che è stato richiesto da tanti amici che seguono il canale YouTube di Planet Spin tramite un sondaggio che ho pubblicato di recente direttamente sul canale. Parleremo delle esche artificiali siliconiche nella pesca spinning in mare, un argomento molto richiesto, ma visto che si tratta di allo stesso tempo un argomento molto vasto, lo cercheremo di dividere in diversi capitoli. Iniziamo con una tipologia di esca molto specifica, il minnow e lo shad. Sono delle esche ideali soprattutto per la ricerca della spigola. In questi ultimi periodi si fa un gran parlare delle esche siliconiche. Sono diversi anni che vengono utilizzate sia in acqua dolce che in mare e rappresentano in qualche modo l'evoluzione della pesca spinning perché ci hanno permesso di fare un grande salto di qualità. Ma analizziamo insieme queste motivazioni. Allora, in questo filmato, che può essere magari un po' lungo, ma ho cercato di inserire tutte le informazioni per renderlo più completo possibile, ci faremo aiutare dalle indicazioni grafiche in sovrimpressione, quindi una grafica, e inoltre ho inserito anche qualche filmato, qualche spezzone di filmato presente già in rete, in modo da rendere il tutto più completo. Parliamo di attrezzatura. Per riuscire ad utilizzare con efficacia queste imitazioni è necessario avere un combo canna, mulinello e filo adeguato, quindi il nostro sistema pescante. Questo perché è necessaria una sensibilità maggiore rispetto allo standard. In qualche modo abbiamo bisogno di percepire meglio quello che accade dall'altro lato della lenza, anche per reagire prontamente ad eventuali attacchi. Allo stesso tempo dobbiamo avvertire il contatto con il fondale, gli ostacoli e soprattutto capire che l'esca stia nuotando nel modo corretto. In questo video non approfondiremo il capitolo attrezzatura per evitare di fare un video troppo lungo, ma se volete possiamo parlarne in un video dedicato prossimamente. O magari potete leggere la mia guida che ho realizzato qualche tempo fa, che è dedicata alla pesca della spigola a spinning. In questa guida ci sono tanti altri dettagli affrontati in maniera più esaustiva. Lascio tutti i link in descrizione. Per dare comunque delle indicazioni di massima, delle indicazioni generiche, parliamo di canne della lunghezza circa di 7 piedi, ovvero circa 2 metri e 14, con una potenza di lancio da circa 5 ottavi di oncia fino a mezza oncia, corrispondono a circa 15 grammi. Sono canne leggere che ci consentono di stare in pesca anche per sessioni di pesca molto prolungate, senza affaticarci più di tanto e permettendoci allo stesso tempo dei lunghi lanci. Queste canne sono tipicamente delle canne monopezzo e sono realizzate in miscele di carbonio. Hanno la caratteristica di avere una grande sensibilità e devono essere accoppiate ad un mulinello di taglia adeguata, quindi per queste grandezze, per queste potenze, solitamente si sceglie un mulinello tipo taglia 3000-4000, dipende anche un po' dal marchio, quindi dal tipo di mulinello che accoppieremo. È indispensabile imbobinare un filo trecciato, questo perché riesce a trasmetterci meglio la sensibilità, quindi ci fa capire quello che succede alla nostra esca artificiale, all'altro capo della lenza. Una giusta combinazione garantirà anche una riserva di potenza per gestire prede di buona mole, quindi se noi scegliamo il giusto combo canna mulinello avremo in qualche modo un margine di errore per riuscire a salpare in sicurezza eventuali prede più grandi di quella che cerchiamo di pescare. Il nostro obiettivo è lanciare lontano con poco sforzo, recuperare le esche con sensibilità e allo stesso modo assecondare le fughe delle prede una volta incannate. Il capitolo esca invece è l'argomento che più ci interessa in questo filmato. Abbiamo già detto che tratteremo esclusivamente di minnow e di shad. C'è da sapere che il mercato attuale ci offre una grande varietà di scelta. Ci sono modelli che devono essere accoppiati ad una testina piombata o un amo,
mentre ce ne sono altri che nascono già come dei sistemi pescanti completi. Sono pronti per l'utilizzo e sono ideali anche per il principiante o chi da poco si è avvicinato allo spinning e magari non ha una grande padronanza con gli rig, gli inneschi, o per magari chi cerca una soluzione pratica, pronta e facile da usare. La differenza sostanziale fra Minnow e Shad è siliconico e la presenza della codina a martello. Mentre i Minnow possono essere realizzati con una coda dritta o a punta e sono indicati per un'azione di jerking anche veloce, gli Shad, grazie alla codina paddle, quindi a martello, reagiscono alla trazione dell'acqua in fase di nuoto. In questo modo trasmettono vibrazioni all'esca e migliorano il mix di rolling e wobbling che rende l'esca incredibilmente realistica, viva, anche con un recupero lento e lineare. Mentre con le esche preassemblate, quindi già realizzate dalla casa produttrice complete, potremmo selezionare quella che fa al caso nostro in modo più facile, magari cambiando la testina piombata, scegliendo l'amo giusto, con la lunghezza dell'esca ideale, con quelle da innescare sul classico amo tipo Texas, dovremmo scegliere la giusta combinazione tra testina, peso, amo e grandezza dell'esca. Cosa voglio dire con questo? Che possiamo scegliere due strade, quella del Minnow preassemblato o dello Shad preassemblato e quella della composizione che ci facciamo noi, quindi prendiamo soltanto l'esca e poi a parte dovremmo scegliere la testina piombata o il peso da accoppiare alla presentazione con il giusto amo. Se sceglieremo questa ultima combinazione, la cosa più importante da tenere sotto controllo sarà sicuramente il bilanciamento. L'esca deve avere un nodo lineare e non entrare mai in rotazione su se stessa, altrimenti l'azione di pesca sarà falsata e difficilmente sarà aggredita dal predatore di passaggio. Parliamo anche della scelta, quali sono i parametri che dovremmo considerare per la scelta dell'esca, che lunghezza e che peso utilizzare nella nostra battuta di pesca? Questa è una domanda molto importante a cui dobbiamo, diciamo, saper rispondere con attenzione e valutare quelle che sono le variabili. Quali sono le variabili che dovremmo comprendere per capire questo concetto? Prima di tutto la nostra attrezzatura, la potenza di lancio della nostra canna ci dà delle indicazioni sul lure weight ideale, ovvero il peso dell'esca che potremmo lanciare. Un'altra importante considerazione va fatta sulle condizioni meteo marine che troveremo nella nostra battuta di pesca, ovvero la corrente, la forza delle onde, che diciamo nel nostro spot dove ci recheremo a pesca ci può in qualche modo anche indicare la distanza di lancio a cui dovremmo riuscire a far raggiungere la nostra esca, quindi condizioni di vento frontale oppure di onda molto mossa ci indicano che magari dovremmo raggiungere qualche metro in più e dovremmo fare una fatica maggiore per lanciare e quindi se c'è molto vento potremmo optare per un'esca magari più pesante. Questi sono tutti piccoli fattori variabili che consideriamo ogni volta che scegliamo di pescare con le esche siliconiche, ma a volte lo facciamo quasi sempre anche con i Minnow classici. Per completare il discorso e magari dare qualche indicazione di massima, nella pesca dalla spiaggia, all'esterno delle foci oppure su fondali puliti, ecco, potremmo usare anche gomme più generose, quindi artificiali più grandi, magari per fronteggiare forze del mare oppure per lanciare più lontano oppure per avere un maggiore contatto con il fondale e rallentare in qualche modo anche la nostra azione di pesca. Sui pianori rocciosi invece, sulle scogliere a lento degrado, magari molto spesso sono scogliere artificiali o naturali, utilizzando esche troppo pesanti rischieremo di andare ad incagliare la nostra imitazione sul fondale, per cui se vogliamo rallentare la nostra azione di pesca dobbiamo optare in quel caso per esche più leggere.
Stesso discorso anche per la pesca sui fondali sporchi, all'interno delle foci per esempio, oppure con presenza di ostacoli come rocce, scogliere semiaffioranti. Allo stesso modo dovremmo considerare di usare esche leggere anche con mare calmo, ecco, per rallentare la nostra azione di pesca e sondare con maggiore efficacia gli strati d'acqua in cui peschiamo. Mentre per i sistemi pescanti completi dovremmo soltanto scegliere quello che fa al nostro caso, no? Come dimensioni, peso, lunghezza, per quanto riguarda gli shad o i minnow non dotati di sistema pescante integrato, io consiglio di pescare principalmente con tre modi, diciamo tre tipologie di innesco principale. La testina piombata, l'innesco Texas, magari aggiungendo anche del filo di piombo sul gambo dell'amo, e infine l'innesco drop shot. Allora, anche in questo caso vi rimando al link in descrizione per poter approfondire le tipologie di innesco a cui faccio riferimento. In questo spot, che è caratterizzato da un fondale molto basso, circa un metro e mezzo, con degli scogli semiaffioranti, ho deciso di innescare un siliconico, uno shad preassemblato dal peso di 8 grammi se non sbaglio, e in questo modo andrò a sondare la fascia d'acqua superficiale, magari con qualche recupero a canna alta, evitando che la nostra imitazione sbatta sul fondale e si possa incagliare. In questo modo qui posso lanciare abbastanza lontano per sondare, diciamo, tutta la zona in cui credo ci possa essere qualche spigoletta e evitare di incagliare sul fondale. Mettendo un'esca molto più pesante potrei arrivare più lontano, però quasi sicuramente il rischio di incaglio sul fondale sarebbe scontato e quindi perderei la mia esca. Parliamo invece adesso di dove utilizzare le nostre esche siliconiche, che siano shad o minnow. Questa è una domanda, diciamo, per me scontata. Praticamente io credo non ci siano limiti di utilizzo. In base agli spot dove intendiamo pescare alla stagione potremo scegliere, diciamo, la zona a noi ideale, a partire dalla spiaggia aperta alla scogliera naturale, dalle banchine negli ambiti portuali per arrivare all'interno delle foci. In teoria possiamo sfruttare tutti gli habitat e tutte le condizioni meteo marine, sia per la pesca dalla costa ma anche per la pesca dalla barca, da kayak, da belly boat o qualsiasi altro natante. Quello che dovremmo fare con maggiore attenzione è prestare diciamo, un occhio di riguardo agli incroci di corrente e allo stesso tempo sondare diversi strati d'acqua. In questo modo riusciremo a capire dove stazionano i predatori in caccia ed è fondamentale presentare sempre la nostra imitazione facendola notare il più naturale possibile. Un'altra domanda da $1 milione è quando usare queste esche. Allora, diciamo, anche in questo caso non ci sono limiti, possiamo utilizzarle sempre, però in questo caso, trattando della spigola principalmente, è necessario capire le abitudini, diciamo, biologiche di questo predatore. Anche in questo caso diamo delle indicazioni di massima che però possono variare a seconda delle varie stagioni, anche di zona in zona. Di solito l'arrivo di fronti di bassa pressione, di perturbazioni e quindi in qualche modo anche di mare mosso sono i momenti tipicamente ideali. In questo periodo di tempo la spigola si avvicina maggiormente alla costa per la nutrizione, sia con il mare con moto ondoso in aumento che in fase di scaduta, quindi dopo le mareggiate. Il momento migliore è solitamente quando ci sono quelle ampie scadute. Tutti questi sono momenti ideali per tentare la pesca con le esche siliconiche nella pesca dalla costa. Se vogliamo dare un ulteriore dato, ci sono spot come all'interno delle foci, nei fiumi, dove ha grande, diciamo, importanza e influenza anche la marea,
In questo caso dovremmo fare maggiore attenzione ad insistere la nostra azione di pesca a cavallo delle fasi di alta e di bassa marea, sia calante che in aumento. In questo modo, diciamo, aumentiamo quelle che sono le nostre chance di cattura e che il predatore sia in circolazione negli spot dove andremo a pesca. In conclusione di questo discorso, spero sia abbastanza completo, forse un po' siamo arrivati un po' lunghi, possiamo capire anche il perché che queste esche hanno una grande efficacia e stiano contagiando sempre più pescatori. Secondo le mie impressioni, prima di tutto ha una grande importanza la somiglianza realistica, soprattutto nella fase di nuoto. Il siliconico riesce a simulare in modo ottimale le movenze, le vibrazioni e anche le turbolenze che un pesce vero emette durante il nuoto. Ma non solo, possiamo parlare che in questo modo con le esche siliconiche riusciamo a sondare diversi stati d'acqua di profondità con un'unica esca. Se invece vogliamo usare i Minnow rigidi tradizionali, avremo bisogno di una discreta varietà di modelli, e non è detto che su fondali alti, vento e mare molto forte, riusciamo a trovare quello ideale per la nostra battuta di pesca. Tra le cose più importanti del successo dell'esca siliconica, sinceramente credo sia la facilità d'uso, una grande dote di queste esche. Soprattutto gli shad preassemblati sono quelli adatti a tutti, anche i principianti o i pescatori, chiamiamoli in qualche modo anche pigri, che non amano districarsi in eschi particolari e vogliono un'esca pronto pesca. Questa è l'esca ideale anche per loro. Un altro pregio che dimenticavo di dire, è che, ma non per questo meno importante, è che le esche siliconiche in genere ci permettono di rallentare la nostra azione di pesca. In questo modo riusciamo a sondare quelle zone in cui con le esche tradizionali, convenzionali, tipicamente rigide, non possiamo scandagliare appieno. Ecco, faccio un piccolo esempio: sulle scogliere a picco, pescando dai moli portuali o nella pesca da natante, possiamo rasentare la murata, quasi pescando in verticale. Allo stesso modo possiamo seguire l'andamento dei canaloni, delle secche e delle buche nella pesca dalla spiaggia. Praticamente spostiamo molto oltre il limite di utilizzo delle esche standard rigide, le esche classiche, e garantendo allo stesso momento la stessa efficacia, se non addirittura portandola ad un livello superiore, e in questo modo stimoliamo maggiormente il pesce all'attacco predatorio istintivo. Prima di lasciarci, se volete approfondire, vi invito nuovamente alla lettura delle guide che ho realizzato per la pesca spinning in mare. Ce n'è una dedicata esclusivamente alla pesca della spigola con le esche artificiali, e invece c'è anche qualcosa di più generico sulla pesca spinning in mare classica. Tutte le indicazioni e riferimenti li trovate nel link in descrizione. In conclusione, ringrazio tutti voi per la visione di questo filmato.
come sempre, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, magari attivando la campanella riceverete gli aggiornamenti per i prossimi inserimenti. Per il momento è tutto, vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento al prossimo video e come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin.